I ricchi non lavorano per il denaro perché il denaro equivale al tempo e il tempo è limitato. La classe media che ha lavori molto remunerativi come medici, avvocati e ingegneri e hanno solo il loro lavoro come entrata, hanno tutte queste passività che loro credono siano attività che li fa sembrare ricchi. Ma una volta che smettono di lavorare andranno in difficoltà perché la piscina e i vari lussi che si sono permessi negli anni in realtà sono soltanto spese. Capisco soprattutto quando appena laureati si desidera trasferirsi in una nuova casa o prendere una nuova auto, ma in questo modo continuerete a essere in una situazione passiva e ovviamente non diventerete mai ricchi. Ma mettere i propri soldi in un'attività propria è rischioso, c'è una grossa probabilità di perdere il vostro denaro e questa è la differenza tra uno studente perfetto e uno mediocre. Gli studenti di primo livello non sono abituati a fallire, se non prendono il massimo dei voti per loro è una tragedia, mentre per gli studenti mediocri l'errore rientra tra le cose normali della vita e prendono il fallimento come uno step e non come la fine di tutto. Ecco perché non hanno idea di come affrontare il fallimento, poiché 9 imprese su 10 falliscono, hanno paura di tentare e ovviamente di provarci. Loro continueranno ad accontentarsi di uno stipendio normale, attraverso un lavoro sicuro in un'azienda costruita da uno studente mediocre, che ha fallito molte volte prima di costruire la sua azienda di successo. Ed è per questo motivo che gli studenti migliori lavorano per gli studenti peggiori. Quindi, quando i vostri genitori vi dicono di andare a scuola, di studiare sodo e trovare un buon lavoro, vi stanno anche dicendo che dovrete studiare duramente per poi lavorare probabilmente per uno studente mediocre che è stato bocciato un paio di volte e che verrà pagato pochi euro ovviamente per farlo.